In Brasile una donna è stata sepolta viva in modo simile a una scena di un film di Quentin Tarantino. Dopo essere stata picchiata e rapita, è stata sepolta nel cimitero municipale di Viscondo do Rio Branco, rimanendo sottoterra per 10 ore. Due necrofori hanno sentito le sue grida di aiuto mentre lavoravano nel cimitero e hanno chiamato la polizia. Due sospettati sono stati arrestati, ma un terzo è in fuga. La donna ha riferito di essere rimasta intrappolata nella tomba dopo aver ripreso conoscenza e ha subito un trauma cranico grave. Ora potrebbe perdere un dito, con gli specialisti che valutano un possibile intervento chirurgico vascolare o l'amputazione. La polizia sta lavorando instancabilmente per catturare il terzo sospettato.